un venerdì di un po' di anni fa, non mi ricordo se 5 anni fa, noi avevamo una serata di lode e adorazione e un caro fratello accompagnò qui quello che oggi è un padre e un amico, è qui con noi, Mario. E io ero curioso di sentire la sua testimonianza, la sua parola, ma siamo abituati spesso, no, a ricevere ospiti, a sentire predicazioni di vario tipo. E dopo 5 minuti che lui predicava, io non sapevo se alzarmi e andarmene o mettere in discussione quelli che allora erano 17 anni, nemmeno tantissimi, che camminavo con Gesù e credevo di conoscerlo, credevo di aver avuto rivelazione di lui, era abbastanza sicuro di quello. E io mi ricordo che quella sera lui iniziò a predicare dicendo: scusatemi, ma io sono un po' sbilanciato sulla grazia. Quello sbilanciamento produce uno sbilanciamento nella mia vita, perché nonostante quello che lui diceva in parte andava a sconvolgere, a rivoluzionare, credo che sia l'esperienza di chiunque ascolta il messaggio della grazia per la prima volta, dentro di me lo Spirito Santo mi testimoniava che quello che quest'uomo stava portando non era nient'altro che il volto del Dio del cielo e della terra, del volto di colui che ha mandato suo figlio per ognuno di noi. E quella sera lì per me è stata come una seconda nuova nascita, perché da quel giorno io ho sentito il bisogno di rimettere in discussione tante cose che io credevo ormai assodate nella mia vita e anche nel mio ministero, e di cominciare a cercare Dio, perché io volevo capire questa grazia di cui tante volte mi ero riempito la bocca e che credevo di conoscere e che invece soltanto in parte avevo assaporato. E da quella sera è stata la sera in cui Dio ha cambiato il mio rapporto con Lui e il modo di vederlo. Io sarò per sempre grato a quest'uomo per essersi fatto usare con coraggio anche in una nazione dove non è facile parlare di grazia. Non lo è da nessuna parte, ma in Italia in particolare. Il mio è un cuore pieno di gratitudine perché Dio ha usato te per far arrivare a me la grazia, per oggi poter dire quello che io ho ricevuto è quello che io desidero dare. Vi chiedo di accoglierlo con un applauso, perché se abbiamo potuto godere della grazia di Dio in questi anni è grazie a quest'uomo. Grazie, Walter. Pace, grazie, buonasera a tutti. Tutti bene a Venturina, sì? Sera. Allora, io mi chiamo Mario Archiò, da parecchio tempo, e Mario Marchiò. Ieri sera mi hanno presentato come Sergio Marchionne. Non scherzo. Se il pastore dice: scusatemi, io con i nomi non sono molto bravo, dice, facciamo così, mi tengo i soldi e ti restituisco il cognome, va bene. E quindi, prima di iniziare, volevo dirvi che io sono sposato con la donna più bella, più meravigliosa, più sexy, più dolce, più cara che esiste al mondo, da 46 anni. Ho fatto l'anniversario il mese scorso, e quindi non so se mi sta guardando, ma se mi stai guardando, amore mio, ti amo. Amen, I love you. Ma quello che volevo dire è che mia moglie e io abbiamo iniziato nel 1900. Un venerdì di un po' di anni fa, non mi ricordo se 5 anni fa, noi avevamo una serata di lode e adorazione e un caro fratello accompagnò qui quello che oggi è un padre e un amico, è qui con noi, Mario. E io ero curioso di sentire la sua testimonianza, la sua parola, ma siamo abituati spesso, no, a ricevere ospiti, a sentire predicazioni di vario tipo. E dopo 5 minuti che lui predicava, io non sapevo se alzarmi e andarmene o mettere in discussione quelli che allora erano 17 anni, nemmeno tantissimi, che camminavo con Gesù e credevo di conoscerlo, credevo di aver avuto rivelazione di lui, era abbastanza sicuro di quello. E io mi ricordo che quella sera lui iniziò a predicare dicendo: scusatemi, ma io sono un po' sbilanciato sulla grazia.
un venerdì di un po' di anni fa, non mi ricordo se 5 anni fa, noi avevamo una serata di lode e adorazione e un caro fratello accompagnò qui quello che oggi è un padre, un amico, è qui con noi, Mario. E io ero curioso di sentire la sua testimonianza, la sua parola, ma siamo abituati spesso, no, a ricevere ospiti, a sentire predicazione di vario tipo. E dopo 5 minuti che lui predicava, io non sapevo se alzarmi e andarmene o mettere in discussione quelli che allora erano 17 anni, nemmeno tantissimi, che camminavo con Gesù e credevo. Un venerdì di un po' di anni fa, non mi ricordo se 5 anni fa, noi avevamo una serata di lode e adorazione e un caro fratello accompagnò qui quello che oggi è un padre, un amico, è qui con noi, Mario. E io ero curioso di sentire la sua testimonianza, la sua parola, ma siamo abituati spesso, no, a ricevere ospiti, a sentire predicazione di vario tipo. E dopo 5 minuti che lui predicava, io non sapevo se alzarmi e andarmene o mettere in discussione quelli che allora erano 17 anni, nemmeno tantissimi, che camminavo con Gesù e credevo di conoscerlo, credevo di aver avuto rivelazione di lui, era abbastanza sicuro di quello. E io mi ricordo che quella sera lui iniziò a predicare dicendo: scusatemi, ma io sono un po' sbilanciato sulla grazia. Quello sbilanciamento produce uno sbilanciamento nella mia vita, perché nonostante quello che lui diceva in parte andava a sconvolgere, a rivoluzionare, credo che sia l'esperienza di chiunque ascolta il messaggio della grazia per la prima volta, dentro di me lo Spirito Santo mi testimoniava che quello che quest'uomo stava portando non era nient'altro che il volto del Dio del cielo e della terra, del volto di colui che ha mandato suo figlio per ognuno di noi. E quella sera lì per me è stata come una seconda nuova nascita, perché da quel giorno io ho sentito il bisogno di rimettere in discussione tante cose che io credevo ormai assodate nella mia vita e anche nel mio ministero, e di cominciare a cercare Dio, perché io volevo capire questa grazia di cui tante volte mi ero riempito la bocca e che credevo di conoscere e che invece soltanto in parte avevo assaporato. E da quella sera è stata la sera in cui Dio ha cambiato il mio rapporto con Lui e il modo di vederlo. Io sarò per sempre grato a quest'uomo per essersi fatto usare con coraggio anche in una nazione dove non è facile parlare di grazia. Non lo è da nessuna parte, ma in Italia in particolare. Il mio è un cuore pieno di gratitudine perché Dio ha usato te per far arrivare a me la grazia, per oggi poter dire quello che io ho ricevuto e quello che io desidero dare. Vi chiedo di accoglierlo con un applauso, perché se abbiamo potuto godere della grazia di Dio in questi anni è grazie a quest'uomo. Grazie a te. Pace, grazie, buonasera a tutti. Tutti bene a Venturina, sì. Sera. Allora, io mi chiamo Mario Archiò, da parecchio tempo, e Mario Marchiò, ieri sera mi hanno presentato come Sergio Marchionne, non scherzo, se il pastore dice scusatemi io con i nomi non sono molto bravo, dice, facciamo così, mi tengo i soldi e ti restituisco il cognome, va bene, e quindi prima volevo dirvi che mi chiedeva Barbara. Solo un minuto, quello che raccogliamo questa sera sarà dato totalmente in offerta per questo progetto a Mario. Amen. Grazie. Se avete 130.000 euro non metteteli lì dentro, datemeli direttamente. E io lo so che voi in Italia non avete costi per permessi e cose del genere. Ma no.
noi in Sudafrica invece sì. Gloria a Dio. Ok, nel frattempo allora io vi parlo velocemente dei due libri che ho portato con me. Ho portato Lezioni dall'Africa, che è un manuale pratico per aver successo nella vita, nella famiglia, sul posto di lavoro e nella chiesa, tratto dai tre felini alfa della giungla africana. Sarete d'accordo con me che la giungla africana è un posto dove si può imparare a sopravvivere, e quindi questi tre felini ci danno delle lezioni pratiche che, messe in pratica, possono aiutarci nella nostra vita. Il secondo è l'ultimo che ho scritto, Il giorno che manca. Questo per me è probabilmente l'apice della mia creatività. Ho scritto 15 libri, questo per me è il più bello. È un romanzo in chiave biblica, basato sulla storia del figlio prodigo, e quindi è anche un ottimo strumento da regalare a persone che non credono, perché ti assicuro che incominciano a leggerlo e non lo mettono più giù. Ed è basato appunto sulla storia del figlio prodigo, un ragazzo che nasce in una casa di pastori, si ribella contro la legge, contro la religiosità, scappa, va a finire a essere l'amante di un ricchissimo omosessuale a Miami, e poi un giorno, dopo una serie di vicissitudini che non posso dirvi perché sennò vi rovino il libro, parte, si trova sull'aereo che va da Los Angeles a ovest verso Auckland in Nuova Zelanda. Viaggio che io ho fatto con mia moglie nel 2013, viaggiando a ovest, circumnavigando il globo a ovest, si attraversa quello che è chiamata la linea delle date, dove il giorno cambia. Ed è una linea virtuale su più o meno sulle isole Samoa nel Pacifico, dove quando tu attraversi scatta il giorno, però se giri da est a ovest va tutto bene, ma se vai da ovest a est scatta un giorno. Quindi dal 22 di ottobre io sono saltato sono saltato al 24 novembre, quindi io il 23 novembre non l'ho mai vissuto. È rimasta per me una cosa stranissima, che tutto il resto del mondo ha vissuto il 23 novembre 24 ore che io non ho mai vissuto, perché dal 22 siamo scattati nel 24. E quindi ho pensato, perché Dio non potrebbe usare queste virtuali, queste 24 ore virtuali, per toccare l'eternità di qualcuno che ha bisogno del suo intervento? E siccome Dio non ti lascerà mai, non ti abbandonerà mai, non ti lascerà mai al tuo destino, nonostante quello che tu fai con la tua vita, quello che tu fai con le tue scelte, non importa quello che fai, non ti abbandonerà mai, non ti lascerà mai, fino alla fine sarà dietro a te cercando di farti innamorare, di tornare a casa, eccetera, eccetera, ho pensato che io allora che ho fatto questo viaggio con mia moglie, mi sarei trovato a fianco di questo ragazzo, e queste 24 ore rappresentate da una frazione di secondo, lui una frazione di secondo nel 24 novembre sarebbe morto, aveva un ictus nel cervello che l'avrebbe ucciso. Quindi il Signore mi dice: hai 24 ore virtuali che non esistono per distruggere tutti i blocchi, tutte le cose che lui ha, che la religione, che il peccato, tutto quello che lui ha fatto, il senso di rigetto, eccetera, eccetera, aveva creato di antagonismo a Dio. E quindi appunto si svolgono queste cose, ci sono tocchi di Indiana Jones, ci sono tocchi di Guerre Stellari con la spada, eccetera, eccetera, e quindi e poi finisce in maniera molto rocambolesca, molto giallo, molto scioccante, e non ve lo dico chiaramente perché sennò ve lo rovino, ma vi assicuro che è un lavoro che può veramente far pensare a qualcuno dell'amore di Dio che non si consuma, dell'amore di Dio che non ha bisogno della tua partecipazione, dell'amore di Dio che non ha bisogno del tuo sì o no. Dio ti ama così come sei, così come sarai, così come decidi di essere. L'amore di Dio ti lascia libero di sputargli in faccia, come ho detto oggi a Walter: se non fosse così non saresti libero. Se io non avessi la libertà di dire a Dio: vatti a far crocifiggere,
non sarei libero. E invece Gesù cosa ci ha detto? Il figliolo vi renderà liberi e sarete veramente liberi. Tanto è vero che sulla croce, nel momento in cui l'umanità lo stava uccidendo, Gesù non ha detto: ma guarda sti brutti disgraziati che non sanno fare altro, che ma è possibile che io... ma è possibile... No, cosa ha detto? Padre, perdonali. Non avevano fatto qualcosa, non avrebbero fatto qualcosa, lo stavano facendo. Nel momento in cui lo stavano facendo, Gesù ha detto: Padre, perdonali. E cosa pensate? Che il Padre ha perdonato? Io dico di sì. Io dico di sì. Ok. Quindi, i miei libri costano 10 euro l'uno, 20 euro due, ma ho fatto un video, due corsi video che si chiama Rivoluzione della Grazia. Per, come diceva Walter prima, per me la grazia è l'unica cosa che esiste, per me è l'unica cosa che ha un senso, l'unica cosa che mi fa rimanere attaccato a Cristo, perché io mi guardo intorno e vedo tutte le cose che stanno succedendo in questo mondo, nella Chiesa, nelle famiglie, nella distruzione totale della moralità, di tutte le cose che stanno accadendo, e ti cascano un pochino le braccia ogni tanto, no? E se non fosse per la grazia di Dio, io ti assicuro che direi: oh, qui in paradiso non ci va nessuno, ma nessuno. Forse uno o due pastori in Sicilia. Ma giusto lì, magari uno a Milano, forse anche uno o due. Ma giusto lì, è vero o no? E invece, gloria a Dio, guarda caso, quando Giovanni nel libro dell'Apocalisse vede nello spirito le persone che sono davanti al trono, che lodano il Signore, sono una marea. Una marea di persone, non sono cinque del nostro gruppo e tre di quell'altro in Sicilia, no, è una marea di persone, perché il desiderio di Dio è quello di avere tutti i suoi figli a casa. Quindi ho fatto questi corso video, sono il primo corso sono 12 video dai 10 ai 20 minuti, con vari titoli come il libro Lo Spirito, Due Gesù Differenti, La Vera Chiesa, Più di quanto vedo, che proprio entra nella struttura della grazia, per riuscire a portare un pochino di intendimento in questa cosa strana che è così semplice, che è il Vangelo, che è la chiave di tutto quanto. Non hai bisogno di nessun'altra cosa, un versetto: chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato, basta. Se c'è quello, ti basta per il resto della tua vita, perché nella salvezza c'è la prosperità, c'è la guarigione, c'è la gioia, c'è la pace, c'è tutto quello di cui hai bisogno, in quella parola meravigliosa soteria, in quella parola meravigliosa che include tutto quanto, e in quello tutto quello che devi fare dice: papà, aiuto, amen. Non è difficile, no? E invece la religiosità purtroppo ha creato tutti questi corridoi, stanze, labirinti, tunnel, devi passare di sotto, devi uscire di sopra, ci sono 18 chiavi, 14 porte, 12 serrature, e arrivi a un certo momento e dici: tenetevelo voi. E quindi 12 corsi che solitamente costano 20 euro, ma che vi regalo se comprate tutti e due i libri. Amen. Quindi come descrivo il mio corso è questo: Gesù allo stato puro, 100% naturale, niente additivi, niente coloranti aggiunti. Se pensi che ci sia qualcosa di più di quanto hai sperimentato fino ad oggi nella tua vita di cristiano, sei approdato nel posto giusto. Amen. Invece stasera voglio parlarvi di una cosa che stranamente, l'ho predicata, di solito ogni incontro io predico un messaggio diverso, cerco di predicare un messaggio diverso, anche perché sennò poi io l'ho già sentito e quindi... Poi di solito c'è mia moglie che, quando vedo che sto predicando la stessa cosa, lei sta giocando col telefonino, dico: no, allora forse sarà meglio. No, non è vero, perdonami. No, invece questa volta... Questo messaggio che ho portato per la prima volta a Torino ha scombussolato, è uscito tanto con tanta ricezione positiva che ho detto: ma proviamo ancora. E fino a ieri sera è stata una cosa veramente... Per cui lo riporto anche oggi pomeriggio. Quindi partiamo da questo concetto. Il concetto è questo: che vi è mai successo di trovarvi con il computer che andava piano, che era lento, o il telefonino che faceva...
E cosa c'era da fare? C'era da fare un aggiornamento, c'era da fare quello che in inglese si chiama un reboot, un restart, di far ripartire il sistema in qualche modo. E purtroppo cosa succede? Succede che noi entriamo in questa cosa meravigliosa che si chiama cristianesimo, assaggiamo la vita, assaggiamo questo succo divino che si chiama vita di Dio, vita di presenza di Gesù, eccetera, e poi piano piano succede la vita. E piano piano è come un computer che si rallenta un pochino, le cose incominciano a essere un po' monotone, le cose incominciano a essere un po' difficili da seguire, dure da fare, allora sì, vabbè, dovrei andare in comunità, però c'è l'Inter che gioca, c'è la Juventus, ho mangiato troppo, preferisco stare a casa. E allora magari vediamo se oggi non riesco a schiacciare quel bottone che fa ripartire il sistema. Cosa ne dite? Non vi sentite assolutamente accusati o eccetera, perché non sto parlando di voi, sto parlando di quelli di Livorno. Ok? Quindi non sto parlando a voi, sto parlando a quelli di Livorno. Bene. Quindi non vi sentite. Ma il titolo del mio messaggio è Silent Movies. Silent Movies, vedo un paio di teste bianche, quindi non ve le ricorderete, ma almeno vi ricorderete quando ancora si sapeva il fatto che c'erano, a quei tempi c'erano dei film senza parole. Perché? Perché, mettimi l'altra, perché? Perché Gesù ben 8 volte fa questa dichiarazione, in questo caso sta parlando della parabola del seminatore, dice: chi ha orecchi per udire, oda. Ben 8 volte fa questa dichiarazione, che mi dice una cosa, mi dice che ci sono 2 messaggi che vengono predicati ogni volta dal pulpito. Uno quello che viene predicato e l'altro quello che viene capito. E io da predicatore della grazia vi assicuro, Walter sa esattamente quello che sto dicendo, che io dico determinate cose e le persone ne capiscono un'altra. Allora mi dicono: ma Marchiò, tu allora predichili per grazia e dai il permesso di peccare. Amore mio, prima di tutto tu il permesso di peccare da me non ne hai bisogno. Pecchi benissimo senza il mio permesso, giusto? Mi sembra, amen. No, non quelli, solo quelli di Livorno. Okay. E quindi no. Ma io poi non solo predico lì per grazia, ma prego la Coop, grazie, la Conad, grazie, la Selunga, grazie, la Auchan, grazie, la Carrefour, grazie. Io le predico tutte, perché? Perché io ho bisogno di grazia, forse tu no, forse tu riesci a vivere la tua vita con le tue forze, con i tuoi meriti, con le tue capacità, io no. Io ho bisogno di qualsiasi gocciolina di grazia che esce dal cuore di mio padre, ne ho bisogno, perché io mi conosco, so quello che passa nella mia testa, so quello che succede quando vedo dei ministeri che esplodono e che io a 70 anni sono ancora qui a dover girare a vendere 10 libri per volta. E no, Marchiò, ma non tu. No, come no? Sì. Invidia, gelosia, e chiaramente passano, no? E riesco, dopo 35 anni di ministero, riesco a chiedere a papà di aiutarmi e di sbatterle fuori, ma vi assicuro che ci sono, vi assicuro che ci sono come per qualsiasi altra persona. Quindi, chi ha orecchi per udire, oda. Avete mai avuto dei fraintesi? Avete detto qualcosa e le persone non hanno capito qualcosa? Sai qual è la cosa più comune? È quella che tu hai questo desiderio di portare il Vangelo, di parlare della vita di Cristo, di quello che Lui ha fatto per te, della tua gioia, e vai a parlare ai tuoi amici e tu gli dici Dio ti ama e loro sentono Dio ti giudica. Tu gli dici Dio ti ama così come sei, loro sentono devi cambiare. E quello succede ogni volta. Perché? Perché purtroppo la Chiesa ha creato questa immagine di un Dio giudice, di un Dio vendicativo, di un Dio che richiede qualcosa da te, e ha cancellato, ha offuscato l'immagine del vero Dio, che è un Dio che così tanto ha amato il mondo
che non ha chiesto il tuo permesso per andare per pregare con la sua vita. Ricordati una cosa, il Vangelo non è una richiesta, il Vangelo è un annuncio, ok? Io, il Vangelo, le due parole più tremende della religione è tu devi. La religione ti dice tu devi fare qualcosa, il Vangelo ti dice Gesù l'ha già fatto. Il Vangelo è un annuncio, Luca capitolo 2, gli angeli appaiono ai pastori, pastori arabi, iraniani, di tutto di più, babilonesi, adoratori della luna, satanisti, non esisteva, non c'era un cristiano e senz'altro un pastore non erano persone che lo davano Dio, quindi totalmente pagani. Arriva l'angelo e dice: sono venuto a portarvi la buona novella di gioia a tutto il mondo. Sono venuto a portarvi la buona novella e una parola, euangelizzo, sono venuto a evangelizzarvi, sono venuto a portarvi il Vangelo. Immediatamente dopo dice, oggi a voi è nato nella città di Davide un Salvatore che si chiama Cristo Gesù. Punto, basta, quello è il Vangelo. Il pastore dice, ma io cosa devo fare? Niente, perché oggi a te è nato un Salvatore. Ma io sono musulmano, non importa, oggi a te è nato un Salvatore. Ma io non ci credo, non importa, non ti sto chiedendo di fare niente, ti sto dichiarando il Vangelo, sto facendo un annuncio, oggi a te è nato un Salvatore. Adesso, con quell'informazione, quello che ci fai, il tuo futuro dipende da quello. Ma il mio dovere è quello di annunciare qualcosa, oggi. A te è nato un Salvatore. Ma io sono un satanista. Oggi a te è nato un Salvatore. Ma io adoro Krishna. Oggi a te è nato un Salvatore. Il Vangelo è l'annuncio di quello che Dio ha fatto. Quindi, come facciamo, visto che Gesù ci ha detto di... Babam! Visto che funziona. Ci ha detto di andare in tutto il mondo e di predicare il Vangelo a ogni creatura. Come facciamo se noi diciamo una cosa e quelli ne sentono un'altra? E poi soprattutto, pensate questo, per 1800 anni e più, la Bibbia non esisteva. A parte il fatto che per 1500, 1600 anni, forse 1700 anni, le persone che sapevano leggere e scrivere erano pochissime. Ma la Bibbia come libro che da portarti dietro non c'era, non esisteva. Nessuno poteva aprire un libro e dire allora qui dice Giovanni 3,16 poiché Dio ha tanto amato. Non c'era. E allora come facevano a predicare il Vangelo la Chiesa? Come faceva a predicare il Vangelo? Sapete come? Non con un libro ma con la loro vita. I messaggi senza parole. E oggi purtroppo invece cosa facciamo? Oggi purtroppo la maggior parte dei messaggi sono pieni di parole, ma senza vita. Ti dico quello che devi fare, ma non lo faccio. Invece di dirti anch'io come te, ti dico tu devi. E allora ho pensato di mettere insieme un paio di messaggi senza parole, che spero che vi aiuteranno a capire quello che è il concetto della vera evangelizzazione. Dice, Marchio, io non sono evangelista. Sì, lo sei. Lo sei. Gesù ha detto, seguitemi e io vi insegnerò come diventare pescatori di uomini. Pescare uomini vuol dire evangelizzare, evangelizzare vuol dire portare il Vangelo, quindi se sei un seguace di Cristo devi pescare, in qualche modo, nella tua vita, nel tuo futuro c'è un pesce, anche se ce n'è uno solo, c'è un pesce che forse potrebbe anche cambiare il futuro dell'umanità. Immaginate quel predicatore di provincia che un giorno nell'Alabama ha portato il messaggio a Billy Graham. Nessuno sa come si chiama quell'uomo, ma tutti sanno chi è Billy Graham, perché milioni di persone,
milioni di persone, presidenti in tutto il mondo, leaders religiosi di tutto il mondo sanno chi è Billy Graham. Perché? Perché Billy Graham un giorno ha ricevuto il messaggio da una persona che non si sa neanche chi sia. Dentro di voi c'è la possibilità di cambiare il mondo, ma non come pensate voi. Perché di solito la religione ci dice: allora prendi la Bibbia, vai sull'angolo della strada e di a tutti, se non cambi andrai all'inferno. E come potete vedere ha funzionato, no? Sono 2000 anni che stiamo facendo questo. Beh, non veramente la Chiesa originale ha toccato il mondo nel giro di 100-200 anni, ha toccato il mondo. Poi è entrata la religiosità, la religione, la dottrina, il clero, la laicità, si dice, mamma mia che parolone, va bene, se dico scemate dimmelo, fai così con la testa che io capisco, no, perché la mia lingua è inglese, io quando parlo in italiano ogni tanto mi viene fuori, dico, ma esisterà quella parola, ma comunque laicità, è una bella parola, no, però laicità, clero, vabbè, quella lì, e quindi è successo, cosa è successo? È successo che tutto un tratto si è separata la regolare presenza di Dio nel mondo ed è stata messa da qualche parte, in un libro, in un gruppo di persone, dietro quattro mura o dietro un rito, e quando invece Dio l'ha messa, la parola si è fatta carne, è venuta a abitare in mezzo a noi. Allora vorrei parlarvi di questi messaggi senza parole. Incominciamo dalla storia di Lazzaro, Giovanni capitolo 12, versetto 2. E la storia qual è? La storia è che c'è un uomo che si chiama Lazzaro, che ha due sorelle, Marta e Maria, e lui è il fratellino di questa famiglia, che è molto vicina a Gesù, sono suoi amici. Un giorno Gesù si trova a poche miglia da Betania, dove abita la famiglia di Lazzaro, e Marta manda un messaggero a dire a Gesù che suo fratello sta male, di venire a aiutarlo. E se fossimo stati io o te, probabilmente il tono di questo messaggio sarebbe stato: Gesù, Lazzaro, quello che ti ama così tanto, quello che è così bravo, quello che paga sempre la decima, quello che è sempre che viene sempre in chiesa, quello che aiuta le vecchiette a attraversare la strada, quello che non dice mai una parolaccia, non sputa per terra, non fuma, tutte le altre cose, quello sta male. E invece Marta, guarda caso, siccome Marta conosceva Dio, conosceva Gesù, gli ha detto: Gesù, quello che tu ami sta male. Perché vedi, la tua fede non muove la mano di Dio. L'amore di Dio muove la mano di Dio. Contrariamente a quello che ti è stato insegnato, la tua fede non muove la mano di Dio. La tua fede può solo ricevere ciò che l'amore di Dio ha già fatto. Vi siete mai chiesti come si fa a credere di più? Quante volte ho sentito questa frase? Ma perché è successo questo? Perché non hai abbastanza fede. Come si fa ad avere abbastanza fede? Che stai facendo? E sto credendo. No, non ho capito, dovete perdonarmi, ma non ho capito. Come si fa? No, perché allora io devo distruggere il dubbio. No, amore mio, no, se distruggi il dubbio non puoi avere fede. Meno dubbi hai e meno fede hai. Perché meno dubbi hai, più conoscenza hai. La fede può esistere soltanto nell'ambito del dubbio. Perché la fede è il controllo del dubbio, non l'assenza del dubbio. In questo momento voi non potete aver fede che Mario Marchiò è qui. Perché? Perché non avete dubbi. Ma fino a poche ore fa, quando dovevate decidere di venire, avete pensato: ma chissà, viene, non viene, boh, ma vabbè, Walter ha detto che viene, mi fido di Walter. E quindi avete preso i vostri dubbi e ne avete preso padronanza in funzione del fidarsi della parola di qualcuno. Quella è la fede. La fede, anche se non,
se non mi sento sicuro faccio il passo lo stesso. Ed è la stessa cosa con il coraggio non è l'assenza della paura, l'assenza della paura è incoscienza. Se tu fai qualcosa senza paura, non sei un coraggioso, sei un incosciente. Il coraggioso è quello che ha paura e lo fa lo stesso, perché c'è un motivo superiore. Amen. Quindi la mano di Dio non è mossa dalla tua fede, la mano di Dio è mossa dall'amore di Dio. Quindi Marta dice a Gesù: Gesù, quello che tu ami sta male. E Gesù, noi sappiamo che immediatamente lui dice: ok, Pietro, fai le valigie, accendi il mulo e partiamo. No, invece no, perché c'è tutta quella storia dei tre giorni nel Medio Oriente dove si pensava che lo spirito dell'uomo aleggiasse per tre giorni sul corpo, poi dopo tre giorni se ne... Cosa vuol dire? Vuol dire che Marta aveva in mente una guarigione, Gesù aveva in mente una resurrezione. E quindi aspetta, arriva dopo tre giorni e sappiamo tutti, Marta gli dice: Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Dopodiché dice, pronuncia le tre parole forse più potenti in tutta la Bibbia. E dice, ma anche adesso. Ma anche adesso perché? Perché tu non sei limitato dal tempo, perché tu non sei limitato dalla morte, perché tu non sei limitato dalle circostanze, perché tu non sei limitato. Quindi anche adesso qualsiasi cosa chiedi al Padre lui la farà. E noi sappiamo che Gesù arriva su alla tomba, dice, rotolate via la pietra, dice Lazzaro vieni fuori, e Lazzaro che... No, perché magari poteva anche levitare, però non lo so. Io penso che... Allora esce fuori così, tant'è vero che Gesù dice slegatelo, no? E allora, e tutto a un tratto, una sera fanno una cena e guarda caso Lazzaro erano lì. Lazzaro era lì con gli altri. Pensate che avesse bisogno di predicare? No, non credo. Ero morto, adesso sono vivo, ho bisogno di dirti qualcosa. Non credo. La rinascita dovrebbe essere qualcosa che predica da sola. Io vi faccio vedere la mia fotografia, anzi non ve la faccio vedere perché non ce l'ho, ma a 35 anni, adesso ne ho 80, ma a 35 anni io c'avevo la morte in faccia. C'avevo il colore dell'oliva marcia, le occhiaie, avevo 3 tonnellate di peso, stavo di depressione che mi stava schiacciando, mi stava uccidendo, ero a poche ore dal suicidio, avevo deciso di farla finita, la mia vita non era vita, la mia vita era sopravvivenza finché riuscivo a trovare il bottone dove potevo spegnere questa cosa che mi faceva tanto male. E una sera mi sono trovato in una chiesa dove mi è stato portato il messaggio dell'amore di Dio. E io, pur non credendoci, perché sorpresa, che tu ci creda o no, pianta il seme, che il seme cresce. Perché il seme non ha bisogno che tu ci credi, ha bisogno di essere piantato. Perché la vita non è nel seminatore, la vita è nel seme. E quindi quella sera a mia insaputa, poi giustamente lo sappiamo che poi se non lo semini, se non gli stai attento, se non gli stai dietro, poi arrivano tutte le varie cose e la piantina può essere tolta, può essere sradicata, ma il seme cresce. Quindi quella sera il semino è cascato nella mia vita, mia moglie stava dormendo, io torno a casa, 11:30 di sera, entro nel mio bagno e con le lacrime agli occhi, non perché ero pentito, no, perché stavo morendo, quando tu stai morendo e non hai più fonte di vita, tu puoi resistere senza mangiare per 40 giorni, puoi resistere senza bere per una settimana, puoi resistere senza respirare per 5 minuti, ma non puoi resistere 3 secondi senza sperare. E quando la speranza se n'è andata, sei come un fiore che è stato tagliato, stai aspettando di morire. Ma il tuo destino è segnato, se non hai speranza il tuo destino è segnato. E io ero così, quindi sono entrato lì con le lacrime agli occhi, mi sono guardato allo specchio, mi sono sentito abbastanza scemo perché stavo parlando a me stesso e ho fatto una preghiera che il 99% delle chiese evangeliche mondiali non valuterebbero valida per la salvezza, perché non mi sono pentito. Ah, come Marchiò, ma la Bibbia dice pentitevi e poi... No, io non mi sono pentito, scusa. Mi dispiace, ha funzionato lo stesso.
Non mi sono mentito, non ho chiesto scusa dei miei peccati, niente, ho detto: Dio, non so neanche se esisti, che non è il modo migliore per iniziare una preghiera, giusto? Dio, non so neanche se esisti, ma se per caso esisti, aiutami e farò qualsiasi cosa mi chiedi. 2 febbraio 1982, 11:30 di sera, 4A Oaklands Road, Johannesburg, South Africa. Io dico che ha funzionato, perché chiunque invoca il nome del Signore, vedi, non dipende da te, non è, la religione ha tolto la gloria a Dio e l'ha data a te. E tutto un tratto sei tu che devi credere, sei tu che devi chiedere perdono, sei tu che devi pentirti, sei tu che devi fare penitenza, sei tu che devi dimostrare il tuo convincimento, il tuo pentimento in qualche modo, cambia il modo in cui... No, scemate. Tu devi solo invocare il nome di un Dio che sta aspettando il grido delle sue creature. È che il momento che sente, aiutami, io da solo non ce la faccio. Lui interviene e in un istante ti cambia il cuore di pietra, lo getta lontano come l'est dall'ovest e ti soffia Ruach Haim, lo spirito della vita, e tu ricominci a vivere. Quindi, quando la mattina dopo mi sono svegliato, mia moglie mi guarda e dice: cosa hai fumato? No, non è vero. Cosa ti è successo? Perché immediatamente la mia faccia era cambiata. In inglese c'è una parola meravigliosa che è la parola countenance. La parola countenance vuol dire il modo in cui appari, no? E ci sono delle persone che vanno in giro con un sad countenance, un modo triste, no? Li hai mai visti? Le spalle sono un po' giù così, la schiena un po' così, i piedi sono un po' così, e quando gli chiedi come stanno, 20 minuti dopo ti penti di avergli chiesto come stanno, perché sono ancora lì che ti stanno dicendo come stanno, e tu dici: ok, guarda, avrei un appuntamento, ti dispiace, e via. La rinascita dovrebbe essere un messaggio senza parole. Gloria a Dio, se soltanto io avessi la convinzione che qualsiasi cosa succede qui, mi ritrovo in grembo a mio papà nel cielo, nel paradiso, con le strade laminate d'oro, con gli angeli che cantano alleluia, con tutto, dovrei mettermi un sorriso in faccia. E purtroppo tanti cristiani hanno bisogno di mandare un messaggino alla loro faccia. Allora ricordati che siamo salvati, sorridi. Io purtroppo ho una faccia che devo fare uno sforzo per sorridere, perché tutto sta scendendo, no? Ogni tanto mi guardo allo specchio e mi sembra di essere un cocker spaniel, no? Quelli che scende, no? E allora devo fare lo sforzo per... Però il sorriso mi esce da dentro. Stai con me 30 secondi e ci puoi contare che lo sai che io sto bene, che sono felice, che sono... Lazzaro non aveva bisogno di predicare niente, era lì, era vivo, tutto quello che doveva fare era... Ma Gesù funziona? Ma cosa è successo? Avete notato che Lazzaro non ha mai detto una parola? E soprattutto non ha mai detto grazie. Perché io non so te, ma se io mi ritrovassi a fianco a Gesù, sui campi del cielo, con gli angeli, eccetera, eccetera, e tutto un tratto sento che mi richiamano indietro, dico: oh, fatevi gli affari vostri, che io sto bene dove sono. Infatti Lazzaro torna indietro e non dice mai grazie. Ma la rinascita... La rinascita è un messaggio senza parole che ogni cristiano dovrebbe predicare in qualsiasi momento della sua vita, al casello autostradale. Buongiorno, come sta? Tutto bene? Gloria a Dio, che Dio la benedica. A te, tieni di sto euro. Ammazza ragazzi, Milano-Torino 16 euro. Cose da perdere la salvezza. Altro che ipergrazia qui. Qui ci vuole l'esse lunga, grazia.
Arrivi al casello, cosa ci vuole a dire che Dio ti benedica? No, ma Marchio, ma io non quelle cose non le dico. Ti ricordi il bottone reboot? Hai intenzione a incominciare una vita diversa, non più monotona, non più religiosa, non più triste, non più che te la devi tirare dietro. No, incomincia a vedere un attimo come puoi essere un evangelista senza dire una parola. Sorridi, guardalo negli occhi. Non lo sai se quella persona c'ha il figlio che sta andando in galera. Non lo sai se sua moglie lo sta abbandonando. Non lo sai se il dottore gli ha appena detto che ha un cancro. Ma una cosa sai, che Cristo è morto per lui. E perché non lo guardi, non sorridi, dici buongiorno, che Dio ti benedica. O magari se non ce la fai a dire che Dio ti benedica, dici buongiorno, perché dentro di te c'è la benedizione di Dio che esce e gli dà un buongiorno, se ci credi. Amen. La seconda. Daniele 3:27. La storia è questa. Nabucodonosor, il re della Babilonia, conquista Gerusalemme, Israele, eccetera, eccetera, piglia tutti questi ragazzi giovani, belli, intelligenti, se li porta a Babilonia e incomincia a usarli. Alcuni di loro diventano capoccia nel governo babilonese, fra i quali Daniele e poi Meshach, Shadrach e Abednego. Si dice così? E Abednego. I quali un giorno suscitano le gelosie dei vari satrapi politici, eccetera, eccetera, babilonesi. E allora cosa fanno? Cercano di intrappolare Daniele e i suoi amici con questa storia di questa statua, che allora quando il re innalza questa statua, quando la musica incomincia a suonare, tutti si devono inchinare a questa statua. E cosa succede? Succede che sappiamo benissimo Daniele non lo fa e questi tre non lo fanno neanche. Quindi lui, immediatamente tutti gli invidiosi, eccetera, dicono al re, guarda che non lo stanno facendo, lo ripigliano, e il re infuriato dice, sbatteteli nella fornace ardente, anzi fatela andare ancora più forte, che voglio proprio che siano inceneriti immediatamente. Invece inceneriti sono quelli che devono buttarli dentro, questi cascano nella fornace e dopo un po' il re guarda dentro e dice, ma non erano tre, adesso mi sembra che ce ne siano quattro, e quello lì mi sembra il figlio dell'uomo, il figlio di Dio. Quindi la scrittura è questa, dice, i satrapi, i prefetti, i governatori e i consiglieri del re si radunarono, osservarono quegli uomini e videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto alcun potere e che neppure un capello del loro capo era stato bruciato, che le loro tuniche non erano alterate e che così, e che essi non avevano neppure odore di fuoco. E la mia domanda è questa, cosa succede quando tu esci da una fornace di fuoco, da una tragedia, da un problema, da una difficoltà? Puzzi di fumo? Ci vogliono 6 mesi prima che la smetti di parlarne? E qualche volta non smetti mai? Continui ogni volta a rivangare quello che è successo, quella tragedia, quella malattia, quella morte, quella difficoltà, quel fallimento, quell'abbandono, quel tradimento. E la gente ti guarda e fa, invece di dire, sai cosa? Non lo so cosa è successo, ma so soltanto una cosa, che Gesù era lì con me nel mezzo della tragedia. Era lì. Non so perché c'è stata la malattia, non so perché c'è stata la morte, non so perché c'è stato l'abbandono, non so perché, non voi, quelli di Livorno, ma certe volte le preghiere non vengono esaudite, a Livorno. Tu chiedi la guarigione e la guarigione non arriva a Livorno e quindi cosa succede? Succede che a un certo punto tu attraversi quello che attraversa il resto del mondo e noi dovremmo poter uscire dall'altra parte senza puzzare di fumo. E quando tu esci da una tragedia senza puzzare di fumo, quello è un messaggio senza parole. Sai cosa ha detto San Francesco? Ha detto dovete predicare il Vangelo 24 ore su 24. Qualche volta usate le parole. Perché il Vangelo lo predichi così. Uscendo da una tragedia le persone ti guardano e dicono come fa a essere? Che è successo? È successo, la vita è successa. Purtroppo voi pensate che noi cristiani schiocchiamo le dita e Dio sì, cosa posso fare per te? Che sia il genietto nella lampada di Aladino. No, anche noi attraversiamo
le stesse, anzi, spesso e volentieri ne attraversiamo di più, perché prima eravamo bui come il resto del mondo, adesso con lo Spirito di Dio dentro di noi ci siamo illuminati e il diavolo, eccolo là, e quindi arrivano le prove ancora più forti. Però come ne esci può essere una testimonianza. Non so perché ci sono dovuto passare, però io so che Cristo era con me nel mezzo della fornace. Quindi qual è il messaggio senza parole? È fiducia. La fiducia di un Dio che magari non ha fatto quello che gli chiedevi di fare, ma che era lì con te nel mezzo. Dove era Gesù quando sono cascate le torri gemelle? Era sulla croce, pagando il prezzo del peccato di quei disgraziati di musulmani che hanno ucciso 3.500 persone, e che soltanto se ne fossero resi conto avrebbero capito che Dio li ha già perdonati. Ma allora sono andati in paradiso? Purtroppo no, non lo so, non credo. Perché? Perché non hanno accettato il perdono di Dio. Ma Dio in Cristo ha riconciliato a sé il mondo, non imputandogli i loro peccati. Questo è quello che dice la Bibbia. Però purtroppo cosa succede? Succede che tu pigli quelle scritture e dici no, non dice questo, deve dire qualcosa d'altro, perché sennò vuol dire che il mondo è stato perdonato. Fate così con la testa, perché in Adamo tutti muoiono, in Cristo tutti possono risorgere, basta che ci credano, perché Dio in Cristo ha riconciliato a sé il mondo, non imputandogli i loro peccati. Ok, andiamo avanti. Il prossimo invece è la storia di Giuseppe. Giuseppe, come andiamo? Andiamo bene? Andiamo avanti? Sì. Ok. Giuseppe, noi sappiamo che Giuseppe era il figlio preferito di Giacobbe, e aveva questi 11 fratelli che erano più vecchi di lui. Dopo Giuseppe è nato Beniamino, aveva quindi 10. E Giuseppe era chi era? Giuseppe era il primo genito di Rachele, che era la donna che Giacobbe amava. Ok. Quindi cosa succede? Succede che Giuseppe è il favorito di Giacobbe e gli viene dato questa veste multicolore, che era la veste dei leader, la veste dei capi, no? Mentre i suoi fratelli invece a 50 gradi al sole, col cosino girato messo lì, il lenzuolino, a zappare la terra in mezzo al deserto. Quindi ogni tanto Giuseppe arrivava e faceva: ciao ragazzi, come state? State bene? Vorrei raccontarvi un sogno che ho fatto. E voi eravate tutti lì che vi inchinavate a me. E c'è lì Simeone con la zappa che fa: te do io un inchino adesso, una zappata in capo. E quindi lo odiano intensamente. Cosa succede? Succede che un giorno Giuseppe arriva un'altra volta tutto svolazzante e questi fanno... Ruben, che è un ebreo, sapete cos'è questo? È un ebreo morto, perché se fosse vivo farebbe così. Scusate, ma un attimo. Meno male che ero fuori campo, perché no, invece Ruben, che giustamente da buon ebreo dice no, non lo ammazziamo, vendiamolo, no? E difatti lo vendono. Fra parentesi, come si dice quando Dio ti dà qualcosa, la provvidenza. La provvidenza divina è chiara anche in questo momento, perché i fratelli buttano Giuseppe in un pozzo che, guarda caso, è secco. Se fosse stato pieno, Giuseppe sarebbe morto. Quindi anche il pozzo secco, qualche volta nella provvidenza di Dio, ti salva la vita. Non te lo dimenticare mai, non guardare mai a un pozzo secco e dire no, pensa che in qualche modo c'è la mano di Dio che ti protegge. E quindi è lì dentro, arriva una carovana degli Ismaeliti, lo tirano fuori, lo attaccano al lato di un cammello, lo portano in Egitto, lo mettono sul blocco degli schiavi, arriva Potifar, che era il boia del faraone. Quindi immaginatevi, due
accette calibro 45 che gli dondolavano dalle parti, il boia del faraone arriva, datemi quello là, ok, lo piglia, lo porta a casa, e siccome Giuseppe, io sono convinto che durante il viaggio da Canaan all'Egitto si è pentito, si è chiesto a Dio di aiutarlo, di salvarlo, e Dio chiaramente lo ha salvato, la Bibbia ci dice che Dio era con lui, quindi entra nella casa di Potifar e incomincia a prosperare, incomincia a diventare. Poi sappiamo tutti la storia che la signora Potifar, che vede questo ragazzotto bello, giovane, ebreo, giudeo, con tutto il muscolo luccicante, no? L'occhietto, il capello lungo, eccetera, eccetera, che lì che sta pulendo, eccetera, eccetera, e la signora se lo guarda e dice, Giuseppe, vorrei fare uno studio biblico con te, potresti venire un attimo nella mia camera da letto? E poi, siccome c'è una mente un po' strana, un po' contorta, avete mai visto il principe d'Egitto? Sì. E vi ricordate la signora Potifar è sempre bellissima, no? Sempre sexy, ragazzi, sembra una clessidra, sti capelli lunghi, lunghissimi, no? Ah, tu dici, uè, mazza, ragazzi, che forza di carattere Giuseppe, magari era brutta come una cornacchia, magari era brutta. Giuseppe, vieni qui che facciamo lo studio biblico. Giuseppe fa, bussa via, vai via, stai lontano. Quindi magari non è che fosse proprio questo gigante spirituale, no? Questa è la mia mente, quindi non vi preoccupate. Quindi succede. Succede che il signor Potifar lo piglia, lo sbatte in galera, eccetera. Perché? Perché chiaramente il boia, se fosse stato vero, eccetera, eccetera, l'avrebbe ucciso immediatamente, quindi sapeva benissimo quello che la moglie l'aveva fatto probabilmente anche prima, quindi lo mette in galera. Giuseppe in galera, la storia dei due prigionieri, il panettiere e il coppiere fanno il sogno, Giuseppe interpreta il sogno, no, tu muori, tu invece ritorni, quando ritorni dal faraone ricordati di me. Allora il panettiere muore, il coppiere torna al faraone, 2 anni e mezzo dopo il faraone fa un sogno e il coppiere si ricorda di Giuseppe, gli dice, sai, c'è uno in galera, un ebreo che interpreta i sogni. Il faraone lo manda a chiamare, Giuseppe arriva, interpreta il sogno e Giuseppe diventa immediatamente, dalla prigione al palazzo reale, diventa la seconda persona più potente nel mondo, perché a quei tempi l'Egitto era il paese più potente del mondo. Quindi sappiamo la storia dei 7 anni di abbondanza, 7 anni di carestia, quindi riesce a organizzare l'economia in modo tale che l'Egitto diventa il granaio del mondo. Arriva un certo punto in cui i suoi fratelli da Canaan arrivano a chiedere l'elemosina, a chiedere un po' di pane per mangiare. E adesso dovete immaginarvi la scena. Giuseppe non è più ebreo, Giuseppe è egiziano. Ha sposato un'egiziana, è vestito come un egiziano, ha il trucco come un egiziano, ha i capelli come un egiziano, parla egiziano. I fratelli non lo riconoscono, lui sì. E immaginatevi quello che sta succedendo nel cuore di Giuseppe, il quale sa benissimo quello che è successo quella notte nel deserto di Canaan, quando l'hanno preso, l'hanno buttato nel pozzo e l'hanno venduto a una carovana di ismaeliti. Arriva un certo momento in cui Giuseppe non ce la fa più, c'è una lunga storia, Giuseppe che vuol vedere suo fratellino Beniamino, lo fa venire, lunga storia, ma il fatto rimane questo, che Giuseppe non poté più contenersi davanti a tutto il suo seguito e gridò, fate uscire tutti dalla mia presenza. Nessuno rimase con Giuseppe. Quando egli si fece riconoscere dai suoi fratelli, alzò la voce piangendo, gli egiziani lo udirono e lo udì la casa del faraone. Immaginatevi questo, lo udì la casa del faraone, vi immaginate Giuseppe che non vuole perdonare, che lo udì la casa del faraone, una lotta che è stata vinta da un altro uomo in un altro giardino anni dopo, quando lui ha sudato gocce di sangue e ha detto non la mia volontà ma la tua sia fatta. Giuseppe gridava, non li voglio perdonare, li voglio uccidere, li voglio usare con l'attaccatutto, attaccarli al tubo di scappamento del mio mulo e farlo brum, 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 riempirlo come un palloncino, voglio attaccare. Scusa. E invece li devo perdonare. Messaggio senza parole. E lo so che voi non avete alcun problema a perdonare quelli di Livorno. Stiamo parlando a quelli di Livorno. Ma sapete che spesso è molto più potente
perdonare qualcuno che cercare di evangelizzarlo? Sì, ma Marchiò, tu non sai cosa mi hanno fatto? No, non lo so, e ti assicuro che probabilmente li perdoni e te lo faranno un'altra volta. Ma io quello che ti sto dicendo è che è il tuo computer che sta andando piano, non il loro. Se c'è una cosa che dà un fastidio tremendo è quando tu odi qualcuno, porti rancore verso qualcuno, apri Facebook e li vedi sulla spiaggia che pigliano la tintarella. Tu sei lì che ti stai mangiando il fegato e loro sono sulla spiaggia a prendere la tintarella. È vero o no? Io ti sto dicendo, il rancore è come bere veleno e sperare che muoia quell'altro. Il rancore è prendere la chiave della cella dove quella persona ti ha chiuso, prendere la chiave e ridargliela, così che lui ha in mano la tua libertà. Ce l'hai tu la chiave della cella. Metti la chiave nel lucchetto, giralo, ti perdono. Cioè, ma come faccio? Non è difficile, prova, ti perdono. E come dicevo prima, per il coraggio, la paura e la fede, il dubbio, la stessa cosa con il perdono. Il perdono non è l'assenza delle emozioni. Il perdono è la presenza delle emozioni, ma il controllo delle emozioni. Io so quello che devo fare e lo faccio, non perché lo voglio fare. Ricordatevi sempre, questo è quello che succede dentro la tua testa. La tua testa grida, urla, non lo voglio fare. Tutta la casa del faraone ha sentito Giuseppe, ma l'ha fatto lo stesso. E sapete cosa è successo? La vita di Giuseppe è finita in felicità, perché ha perdonato. Messaggio senza parole, perdono. Andiamo avanti? Sì, va. Ah, ecco, sì, questo qui per, okay. Allora, la storia è questa: Gesù è sul monte, appena finito di predicare il messaggio, il famoso messaggio del sermone sul monte, scende e c'è un lebroso che gli dice: Signore, se tu vuoi mi puoi toccare e mi puoi guarire. E immediatamente Gesù dice sì, senz'altro. Anzi, il lebroso non dice mi puoi toccare, mi puoi guarire. Gesù lo tocca e la lebbra se ne va. Oh, parentesi. Nel Vecchio Testamento, nella mentalità religiosa, quando tu tocchi qualcuno che è impuro, la sua impurità viene su di te e ti rende impuro. Sotto la grazia è l'opposto. Gesù lo tocca e la sua purezza, la sua santità entra in lui e la lebbra se ne va. E immediatamente cosa dice? Allora fai una cosa, scrivi un libro, vai alla TBN, mettiti davanti alle telecamere e di a tutti quanti quello che è successo. Guarda caso, invece Gesù gli dice, non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote, fa l'offerta che Mosè ha prescritto e ci osserva loro di testimonianza. Sai perché? Perché se tu eri lebroso, con un orecchio sulla spalla, un pezzo di naso che ti manca, i denti che sono fuori perché non c'hai più labbra, la carne che te la trascini dietro così, e tutto un tratto non lo sai più, non hai bisogno di dirmelo, si vede. Messaggio senza parole, non mi venire a dire che Dio ti ha tolto l'ira, ti ha tolto la... Fammelo vedere quando io ti faccio qualcosa di male, non prendere una sedia e darmela sulla testa nel nome di Gesù. Fammelo vedere, dammi una testimonianza. È inutile che voi padri dite ai vostri figli che Gesù vi ha cambiato, che Gesù ha una nuova vita, e poi tornate a casa e trattate male la vostra moglie davanti a loro come facevate 3 anni fa. Ma non voi, quelli di Livorno, solo quelli di Livorno. E succede ogni giorno. Cosa facciamo? Diciamo che è successo qualcosa nella nostra vita e non cambia niente. Siamo sull'autostrada, uno ci taglia la strada, posso passare un guaio, perché noi siamo nuove creature, Gesù ci ha cambiati,
siamo pieni dello Spirito di Dio. Dalla nostra bocca esce Ruach Haim, lo spirito della benedizione, immediatamente. Volete evangelizzare senza parole? Portate una testimonianza valida. Pace, gioia, pazienza, bontà, gentilezza. Ha voglia. Non avete bisogno di prendere la Bibbia e dire: allora guarda, questo è quello che ha fatto Dio per me. No, no, no. Faglielo vedere per una testimonianza. Quel lebbroso è andato e Gesù gli ha detto: non lo dire a nessuno, non lo dire a nessuno. Vai a farlo vedere. Testimonianza. Ok. L'altro è, vediamo a che punto siamo. Ah, questo qui sì, va bene. 1 Corinzi 1:11. Questo qui è particolarmente caro al mio cuore perché siate imitatori miei come io lo sono di Cristo. E come Walter vi potrà assicurare, quando tu predichi la grazia, l'accusa normale è quella: no, ma allora io posso andare fuori, fare tutti gli adulteri che voglio e intanto sono perdonato. Prima di tutto, ma perché vuoi fare adulteri? Ma allora posso fare quello che voglio, ma cosa vuoi fare? Cos'è che vuoi fare? Perché se non fai quello che vuoi, vuol dire che sei un ipocrita. Stai facendo qualcosa che vuole qualcun altro. Se tu vuoi fare l'adulterio nella tua mente, Gesù ti ha bloccato in quel momento, istantaneamente. Ha detto: ragazzi, per commettere adulterio non dovete andare a letto con un'altra donna che non sia vostra moglie, basta che la guardate. E fratellini miei, se funziona tutto, siamo tutti una manica di adulteri, dal primo all'ultimo. Ah, se funziona, se non funziona, allora che Dio vi benedica, venite qui che poi preghiamo. E Dio, Gesù, ha chiuso ogni via d'uscita. Ha detto: senza di me non lo puoi fare. Senza di me non è difficile, è impossibile. È impossibile non commettere adulterio senza di me. Quindi, quando viene l'accusa, io posso solo dire una cosa, che nel 1969 ho incontrato mia moglie e me ne sono innamorato. E sono ancora più innamorato oggi di quello che lo ero 49 anni fa. Che la amo con tutta la mia vita, che per me è la mia vita, la seconda persona che amo di più al mondo, primo Gesù, secondo lei. Non i miei figli, mia moglie. Non ho mai avuto uno scandalo, non è mai successo niente, nella mia chiesa non è mai mancata una lira, non è mai successo niente, non ho mai avuto uno scandalo, sono qui, sono in salute, 70 anni, c'ho un ginocchio bionico sul quale posso saltare il destro tranquillamente senza nessun problema, non ho nessun problema, sto bene e allora chissà che magari la grazia funziona, eh? O no, perché se fossi un disgraziato che va in giro a ragazzine eccetera eccetera, allora me lo puoi parlare, ma no amore mio. Vicino, amore, scusa, sta chiudendo le orecchie. E allora sapete cos'è? Sapete quante persone, quanti giovani che mi hanno ringraziato per aver scritto La famiglia ideale? Quante persone che mi hanno detto: Mario, il tuo libro ha salvato il mio matrimonio. Sapete quanti giovani che mi dicano: grazie per il tuo esempio, perché non credevo più nel matrimonio, ma quando vedo te, vedo che il matrimonio può funzionare. Esempio, messaggio senza parole, esempio di vita. Io non ho bisogno di predicare, è tutto per grazia di Dio, non pensate, tutto per la sua grazia. Ma gloria a Dio, c'è un esempio, c'è una dimostrazione di quello che fa la grazia, c'è una dimostrazione del Vangelo, c'è una dimostrazione della potenza di Dio. Che cosa? Che dopo 46 anni sono strafelicemente, ultrafelicemente sposato con mia moglie. Io dico che funziona, io dico che funziona, non ho bisogno di predicare. Amen?
E invece quante persone che vanno a predicare e che poi invece purtroppo l'esempio della loro vita... E io non dico Dio ti ama lo stesso, se sei un figlio di Dio vai in paradiso lo stesso, ma ti sto dicendo, se quella è la situazione, ma non... Vedi di darti un attimo una riguardata, ci sarà qualcosa sulla quale puoi predicare nella tua vita senza parole? Usa quella. L'onestà, il tuo matrimonio, il tuo rapporto con i figli, il tuo rapporto con le persone, che ne so, qualcosa che Dio ha fatto, c'è senz'altro. Ok, andiamo avanti. Quindi, mentre Gesù si trovava a Betania, in casa di Simone il lebbroso, gli si avvicinò una donna con un vaso di alabastro di olio profumato, molto prezioso, glielo versò sul capo mentre stava a mensa. I discepoli, vedendo ciò, si sdegnarono e dissero: perché questo spreco? Ma Gesù, accortosene, disse loro: perché infastidite questa donna? La verità vi dico, in verità vi dico, dovunque sarà predicato questo Vangelo nel mondo intero, sarà detto anche ciò che essa ha fatto in ricordo di lei. Non ha detto una parola. Oggi, 2000 anni dopo, stiamo ancora parlando di lei. Generosità, cosa vuol dire? Vuol dire che se mi comprate i libri, quei soldi vanno a finire nel canale del mio ministero e in qualche modo ministrate anche voi. Fra 10 anni, fra 100 anni, fra 500 anni, quello che sia, quello che avete fatto, che non è un vasetto di alabastro, eccetera, eccetera, ma ancora si parlerà di voi. Perché? Perché un giorno Mario ha scritto un libro, grazie ai soldi che voi avete prodotto, eccetera, eccetera, che è andato a finire nella vita di una persona che ha cambiato questo e quell'altro e che è diventato... E fra 2000 anni si parlerà ancora di voi, quello che sta succedendo. Non ha detto una parola, non ha detto niente. Ha soltanto dato quello che aveva. Quindi generosità. Faccio in fretta, dovete ascoltarmi un po' più in fretta, per favore, perché sennò non arriviamo. Il prossimo, ok. Lascia perdere il prossimo, vai direttamente al Giovanni 17. Giovanni 17. Adesso, questa è una cosa che... Preparatevi, sedetevi bene, accomodatevi bene sulla sedia, perché questo dice così. Gesù, da Giovanni 15 a Giovanni 17, prega quello che viene definita la preghiera apostolica del Figlio di Dio, la preghiera che porta il mondo, l'umanità a Dio. E dice questo: la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Il mondo sappia che tu mi hai mandato. Vuoi far sapere al mondo che Dio ha mandato Cristo? Unità. E ci puoi contare se c'è una cosa che il diavolo è riuscito a fare nella Chiesa, soprattutto in Italia. Ci mettiamo insieme, siamo 30 persone. Sapete qual è la tradizione letterale del diavolo? Diabolos, diaballo, ballo gettare, dia dividere, colui che divide. È il suo scopo per il tuo matrimonio, è il suo scopo per la tua famiglia, è il suo scopo per la tua chiesa e alla fine è il suo scopo per te e Dio, di dividere. E sapete che c'è una parola nell'ebraico originale della parola Echad. Echad fa parte della preghiera che Israele deve pregare 2 volte al giorno, la Shema o Israel, Adonai Elohino, Adonai Echad. Ascolta Israele, il Signore Dio tuo, il Signore è uno. Okay? Quella parola Echad non vuol dire uno. È stata usata dal giudaismo, come dire uno, per poter negare la presenza di Dio Figlio e Dio Spirito Santo, ma quella parola uno, echad, controllate, vuol dire unità, vuol dire nel senso di quando noi diciamo una dozzina non è plurale, giusto? Però in quel concetto ci sono 12 cose. Una coppia, non sono due coppie, è una coppia, però in quella coppia c'è il concetto di 2 persone. E questo è il significato della parola Echad. Echad non è uno nel senso di uno, due, tre, quattro, no, è uno.
come quando tu dici io sono uno con la natura, io sono uno con mia moglie, io sono uno, non sei uno, sono due, però c'è un'unità, c'è un'armonia. Echad vuol dire unità, echad vuol dire armonia, echad vuol dire accordo. Tutto l'universo funziona con l'echad di Dio, con l'armonia di Dio. Se si sposta una stella, tutto l'universo va a pallino. Se si sposta, vedi quello che sta succedendo con il clima quando incominciamo a spostare l'armonia, l'equilibrio che Dio ha creato. Qualsiasi cosa, il momento che tu lasci che l'equilibrio se ne vada, l'armonia se ne vada, la contesa entri, apri la porta al diavolo. E se vuoi predicare senza parole, ricordati quello. Echad, armonia. E purtroppo, spesso e volentieri, io visito tantissime chiese e c'è sempre la stessa ferita, la stessa cosa. Qualcuno che ha deciso di aprire la porta al diavolo e di separare, di dividere. Amen. Quindi io vi supplico, non andate nelle piazze a dare trattati. Echad. Portate armonia in qualsiasi situazione, nella vostra famiglia, nella vostra chiesa, sul posto di lavoro, dove vi trovate. Portate la presenza di Dio con armonia, con equilibrio, con accordo, con gioia, con la lotta contro la contesa. Avete mai sentito persone che litigano perché il marito dice: allora siamo andati a trovare Pierino martedì alle 8 e la moglie dice no, era mercoledì alle 9. Ma scusate il greco, ma chi se ne frega se era mercoledì? Non creare contesa per aver ragione. Tu non sei nato per aver ragione, sei nato per rappresentare Dio, e Dio è armonia. Se ti devi star zitto o zitta, ma statti zitto. Ma cosa ti interessa se era martedì? No, perché allora no, aveva un foulard verde. No, me lo ricordo, era rosso. Ma che... E guarda, adesso vi ho sensibilizzati a questo. Fate quando, la prossima volta che vi trovate in casa di qualcuno, eccetera, state a sentire. Vedrete che prima o poi il marito dice una cosa, la moglie... Pa, 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 no, non era così, era così, no? Che prima di cosa... Vabbè, lasciamo perdere, se no mi metto a parlare di Livorno un'altra volta. Quindi, Echad, ok, ho finito. Questa è l'ultima, ok? Grazie per la vostra pazienza. 1 Re 19, 12, la storia è così. Elia si trova sul Monte Carmelo e scende il fuoco dall'alto, consuma il sacrificio. 850 falsi profeti di Jezebel vengono massacrati e la gente incomincia a gridare: l'Eterno è Dio, l'Eterno è Dio, l'Eterno è Dio, l'Eterno è Signore, l'Eterno è Signore. E noi abbiamo questa traduzione nella Bibbia, però letteralmente cosa dicono? Dicono: Elia, Elia, El Yah, El Yah, Dio è il Signore, l'Eterno è il Signore. Stavano gridando il nome di Elia. Elia, come inter, Juventus, Juventus. Elia, Elia, Elia. Okay? Elia. Quindi Elia si sente tutto forte, no? No, ragazzi, petto in fuori, scende, va giù, tranquillo, il cammello, parabam, parabam, parabam. Arriva un messaggero, parola ebraica, Malak. Malak vuol dire angelo o demone. Arriva un messaggero da Jezebel, il quale gli dice: scusa, Elia, guarda che domani a quest'ora sei fatto. E immediatamente dalle stelle alle stalle Elia crolla. Il momento più pericoloso della tua vita è nel mezzo del successo. Stai attento quando hai successo, perché ti sei illuminato e il diavolo ti odia e in qualche modo vuole spegnere quella luce. E immediatamente Elia crolla e va a finire in depressione, si trova sotto un ginepro, piange, urla: Signore, uccidimi, non posso andare avanti, non ne posso più, sono rimasto solo io. No? Sono solo io che nessun altro, solo io che devo portare il peso di questa montagna sulle spalle, non c'è nessuno che mi aiuta. No? E
e conosce l'angelo che arriva, il pane, eccetera, e si ritrova a Oreb, perché purtroppo quando sei nei problemi il posto in cui va, cerchi di andare a rifugiarti è nella legge, no? Oreb vuol dire legge, è il monte della legge. Si ritrova in questa caverna e vuole sentire la voce di Dio, vuole sentire che Dio gli dice: ti fulmino, ti uccido, ti perdono, ti fa, ma sono ancora qui, sono ancora vivo. Arriva il terremoto, non c'è la voce di Dio. Arriva il vento, non c'è la voce di Dio. Arriva il fuoco, non c'è la voce. E poi l'Eterno... No, aspetta, torna indietro. grazie. Dopo il fuoco una voce, come un dolce sussurro. La traduzione letterale di quel dolce sussurro è la voce del silenzio. La voce del silenzio. Volete predicare un messaggio senza parole? Tante volte basta un abbraccio. Non andate a dire alle persone: tu devi. Digli: anch'io. Sai, ci sono passato anch'io. 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 Non tu devi. La religione dice sempre: tu devi. La grazia dice: anch'io. Non vi preoccupate. E quante volte... Io sono convinto che nel mezzo del suo fallimento, nel mezzo della sua solitudine, nel mezzo della sua miseria, nel mezzo della sua tragedia, Dio lo ha abbracciato e non parlando, ma soltanto essendogli vicino, la voce della sua presenza. Amen. Io ho finito. Vogliamo alzarci? Adesso vorrei soltanto chiedervi una cosa. Vorrei mettere in pratica quest'ultimo messaggio senza parole. E mentre Walter ci accompagna un attimino, vi vorrei chiedere di guardarvi un attimo intorno e di lasciare che lo Spirito Santo vi guidi a una persona che magari ha bisogno di un abbraccio, di un messaggio senza parole. Non dite niente, uomini con uomini, donne con donne. Non dite niente. Dategli soltanto un abbraccio. E fateli sentire che Dio non è lontano, che Dio non è assente, che anche nel silenzio la sua voce è la voce di un Dio che ti perdona, che ti accetta come sei, che ti vuol bene come sei, che ti ama come sei, che non ti dice: tu devi, ma ti dice: anch'io. Gesù è stato tentato in tutte le cose come ognuno di noi. Gloria a Dio. Se ci sono ancora persone che non sono state abbracciate, dai, cercate qualcuno, anche se non li conoscete, ancora meglio.